Liberi.tv, spazio certi diritti. Quest'oggi in mia compagnia abbiamo Angelina Pettinato, presidente di Prometes, psicologa, e poi Graziella Mazza, vicepresidente sempre di Prometes, psicologa. Vi saluto entrambe. Buonasera. Allora, iniziamo col parlare di un bellissimo progetto che è lo Yoga della Risata. Progetto, io lo chiamo progetto, sarete voi a spiegarmi di cosa si tratta. Lo Yoga della Risata, vediamo un po'. Lo yoga della risata è una tecnica internazionale che viene dall'India, quindi nasce in India nel 1995 e la inventa il dottor Madan Kataria, che conoscendo le virtù della risata prova a farne una tecnica induttiva sostanzialmente. E quindi si mette nel parco di Mumbai e comincia a sperimentare questa cosa con altre persone. All'inizio un gruppo molto ridotto, poi il gruppo aumenta, la risata inizia, cercano di ridere, perché in realtà qual è il fatto? Il punto è che se si ride almeno per 10-12 minuti consecutivi al giorno, sì, Consecutivi. consecutivi, questa cosa inizia ad avere effetti positivi sull'intero sistema, quindi neuronale, sul sistema immunitario. Però ridere 10-12 minuti è complesso. Allora comincia a utilizzare delle strategie, perché tutto stava diventando un pochino complicato, non bastavano le battute, i moti di spirito, e inizia a utilizzare queste strategie e quindi delle tecniche che prima inducono la risata e poi la spingono fino a diventare spontanea. E piano piano dal 1995 questa tecnica si diffonde così a macchia d'olio che oggi sono 72 gli stati in tutto il mondo che applicano la tecnica dello yoga della risata e sono 16.000 i club, perché funzionano in club, sparsi in tutto il mondo. E in Calabria siamo il primo club della risata e questo per me è un onore grandissimo perché abbiamo conosciuto il teacher che dall'India si è dovuto necessariamente spostare in Italia per tutta una serie di problematiche che gli italiani hanno avuto negli ultimi anni in India per le vicissitudini che sono accadute, quindi si è dovuto spostare in Italia e da lì noi abbiamo avuto la possibilità di conoscere Richard Romagnoli, che poi è un italiano. In Italia dove esattamente? Adesso scusa, no, in Calabria dove? Perché abbiamo detto in Calabria, ma non abbiamo detto il luogo. Sì, vero. La sede legale della Prometes è a Carlopoli, che è un piccolissimo centro che si trova nella Presila. E in realtà Prometes parte da lì come yoga della risata perché è una sede legale. In realtà si sta spostando per tutto il territorio, quindi abbiamo già lavorato con gli insegnanti delle scuole, lavoreremo da qui a poco con gli scout e comunque diffondiamo, abbiamo lavorato con l'azienda, sì, con uno studio aziendale e quindi ci Quindi è il lieve del stiamo. nostro corso. Sì. Giusto, l'allieve di pedagogia clinica. Noi. Graziella, senti, ho visto che avete tra l'altro una pagina web che è www.prometes.it. All'interno proprio di questa pagina, oltre a trovare delle informazioni inerenti l'associazione, è un'associazione, giusto? Sì, Ci sono proprio di quello di cui vi occupate. A parte ho visto le foto, la galleria fotografica, addirittura c'è anche il logo della regione. Ho visto che avete fatto tantissime cose. sì, in realtà siamo attive da poco tempo, perché siamo attive da 3 anni e mezzo. E abbiamo fatto piano piano tante piccole cose. In realtà non ci siamo accorti di quanti piccoli passi noi stessimo facendo, proprio perché il nostro logo è una mongolfiera e la mongolfiera si muove molto molto lentamente. E così con lo stesso criterio noi ci siamo mosse senza quasi accorgercene di pomeriggio, di sera, lavorando quando abbiamo potuto, come abbiamo potuto. E il logo della regione
nasce per esempio perché noi abbiamo collaborato a questo bando regionale, abbiamo partecipato a questo bando regionale di lettura e scrittura creativa e siamo arrivati terzi in Calabria. Siamo stati felicissimi perché noi facciamo le cose e ce le scordiamo, nel senso che partecipiamo a bandi, partecipiamo a un sacco di cose e poi continuiamo ad andare avanti come se seminassimo, poi ogni tanto, come dire, curiamo l'orto, intanto andiamo avanti e poi ci arrivano le notizie. E questa cosa ci ha dato l'opportunità di lavorare su un territorio molto vasto che è quello del Reventino, con tutte le fasce di età. Dalle scuole elementari ai training cognitivi nelle case di riposo, quindi a 104 anni, 106 addirittura. Sì. Questo è stata una gioia grandissima, anche perché poi noi facendo così riusciamo non solo a avere i nostri rimborsi spesa, ma a permettere ad altri di sperimentarsi nelle loro attività, quindi educatori, professionali, pedagogisti, musicoterapeuti, assistenti sociali, animatori, avvocati, abbiamo un sacco di persone attorno a noi che poi ruotano periodicamente a seconda delle necessità e delle possibilità. Sì. Ho scoperto che, perché ho visto il logo della regione, la bellezza di questo sta nel fatto che l'abbiamo fatto insieme al comune di Carlopoli, al comune di San Pietro Apostolo, al comune di Bianchi. Sì. Infatti abbiamo fatto ente capofila al comune di Carlopoli con la partnership molto partecipata degli altri due comuni e questo ci ha consentito di entrare anche in contatto con le istituzioni e di realizzare questo progetto che per noi è stato un fiore all'occhiello perché eravamo dopo la mezza e Cananzaro Carlopoli. Ma poi comunque sempre navigando sul sito, oltre a la mission che voi avete come associazione, vedo anche la spiegazione della parola Prometheus. Vogliamo spiegarla agli amici web ascoltatori come mai avete scritto Prometheus e non Prometheus? Esatto. Sì, allora in realtà la parola non esiste né in greco né in latino né in qualsiasi altra lingua. Abbiamo scelto Prometheus per due motivi. Prometheus perché comunque, anche se non è esatto dal punto di vista ortografico, grammaticale, è comunque rinvia a Prometeo, che no? Sì. È colui che diede la conoscenza in qualche modo agli uomini. Non è che noi vogliamo dare conoscenza agli uomini, nel modo più assoluto, però ci piace l'idea del dare, del donare. Sì, sì. Prometheus perché se noi avessimo lasciato Prometheus, avremmo, dividendola, sarebbe stato Prometheus, quindi sembrava per il tempo, il Metheus. Invece, mettendo Metheus, diamo l'idea del raggiungimento della meta, cioè noi siamo, lavoriamo per raggiungere gli obiettivi, per raggiungere le mete, poi anche perché P, T ed S sono le iniziali dei cognomi delle tre soci fondatrici associazioni, che sono Pettina, Tomazzi e Stumpo, perché qui manca anche Susanna Stumpo, che si concentra su un altro aspetto che è quello di Prometheus Art. Prima spiegavate che avete esteso le vostre competenze quindi ad avvocati, a istituti. È una domanda sciocca. Quindi ridere fa bene. Perché ridere fa bene? Perché comunque siamo stressati, siamo tutti stressati, io in primis lo dico. Quindi ridere fa bene, serve anche a lavorare meglio. Sì, pensa che in India, per dire quanto la cosa faccia bene, in India lo yoga della risata è obbligatorio in tutte le scuole, perché si è visto che migliorano le prestazioni, perché che cosa succede? La risata è un esercizio muscolare, no? Sì. È un esercizio diaframmatico, che poi stimola anche gli altri muscoli, tutti i 100 milioni di muscoli che abbiamo sul viso.
Questa cosa che cosa produce? Produce una migliore ossigenazione del corpo, libera le endorfine, abbassa il cortisolo, quindi abbassa l'ansia, abbassa lo stress e quindi chiaramente non essendo stressati, non essendo ansiosi riusciamo a rendere di più. E figurati che viene utilizzato anche con le persone che hanno problemi oncologici per migliorare la loro capacità di tolleranza al dolore. Viene utilizzata anche nel preoperatorio, sia con gli operatori, cioè con coloro che dovranno fare l'operazione, che con i pazienti. E questa cosa perché è una legge biologica, un corpo ossigenato è un corpo che sta bene e quindi rende di più. Angelina, posso chiederti una piccola cosa tecnica? Potresti nuovamente aggiornare il video perché si è bloccato in questo momento? Sono i piccoli problemi di Skype che sono inerenti alla linea, però ci permette di fare tutto in maniera gratuita. Tra l'altro volevo chiedervi, quindi ridere è una cosa molto semplice, anche se ridere per 12 minuti non è particolarmente facile per uno che non lo fa per la prima volta, ma è una medicina gratuita, quindi ridere. Beh, è la medicina dei poveri. Nel nostro territorio si dice così: il ridere è la medicina dei poveri, è un dono, no? È quello che dice il nostro teacher, ormai master, perché tra poco è diventato master. Richard ci dice: lo yoga della risata è così, è un dare, non è un prendere. Per cui sì, è la medicina dei poveri. Poi, certo, nel club della risata è fatto completamente gratuito, poi se si entra nel circuito delle aziende, dei centri benessere, eccetera, eccetera, lì strutturandosi poi in qualche modo come un servizio deve essere pagato, ma comunque non è strapagato. Pensa che non si superano le 7 euro a persona, a sessione, quindi è molto popolare. Anche perché l'obiettivo, la mission dello yoga della risata è di contribuire alla pace nel mondo. Ah, bello, bello, sì, bello. Sì. Ma io infatti vi stavo per chiedere, poi lo avete anticipato, se uno volesse avere questo beneficio, come trovarvi, dove trovarvi, se uno decide appunto di fare delle sessioni nella propria azienda, nella propria beauty center, avete detto. Come fare per rintracciarvi? A parte il sito internet, ho visto che c'è anche la pagina Facebook. Quindi siamo due pagine Facebook: Centro Prometes ed anche Associazione Prometes. Poi abbiamo anche il numero di telefono che non ricordiamo mai. Prego, prego, ripetiamolo. Vediamo, lo troviamo. Sì. Questo è il bello della gente. No, questo è il bello che ce l'abbiamo da 4 anni e non l'abbiamo ancora imparato. Vabbè, ma serve anche per ridere, dai, non lo troviamo il numero, sì, è una gag fatta apposta 389, per 389 4817 204. Perfetto, questo è il telefono della Prometes. Poi abbiamo anche due mail: prometes@libro.it e info@prometes.it. In genere rispondiamo anche abbastanza velocemente perché con le nuove tecnologie siamo sempre collegati in qualche modo. Vedo. Tra l'altro, digitando su Google, penso su qualunque motore di ricerca, yoga della risata o comunque Calabria, uscite voi, quindi sì, non c'è pericolo di sbagliarsi, siete le uniche. Sì, e questo è un vanto, perché comunque avete iniziato secondo me un percorso stupendo che vi fa onore. Poi è bello perché ridere è secondo me una cosa bellissima. Mi pare che era Patch Adams che all'epoca portò nelle corsie. Esatto. Ma infatti il filone è esattamente quello. Noi l'abbiamo conosciuto per caso. Noi più tempo passa, più ci rendiamo conto che si incontrano delle situazioni e delle persone speciali, e sarà per come dire, l'idea che noi abbiamo che si può fare, se si è motivati a fare, si trovano tante belle persone e tante belle cose da fare. Noi abbiamo incontrato per caso Richard Romagnoli, che è venuto
a luglio qui a fare un brevissimo incontro, perché poi siamo dovuti andare noi a Bellaria, in Gia Marina, per fare i seminari per diventare noi leader internazionali dello yoga, della risata. E dopo essere uscita da lì, perché erano 6 ore, era 19 luglio, per cui io ero al mare, per l'entusiasmo, proprio perché poi la risata ti tira e hai voglia di trasmettere all'altro, l'abbiamo fatto in spiaggia. Abbiamo aspettato il tramonto, mi sono tirata gli amici degli ombrelloni vicino, abbiamo fatto questa cosa e la gente ci guardava tra lo stupito e poi rideva di conseguenza. Ed è una cosa meravigliosa, anche perché poi la sessione di yoga della risata si conclude in genere con il pranayama, che è la fase di rilassamento, perché il corpo poi si attiva talmente tanto, perché è vero che il minimo in una sessione dovrebbe essere 10-12 minuti, in realtà la sessione che dura dai 45 minuti ad un'ora è una sessione dove si ride continuamente, perché tutto induce alla risata, ci sono musiche molto interessanti che inducono all'allegria e c'è un movimento continuo, perché poi il movimento crea l'emozione, crea lo spirito giusto e quindi anche il pensiero diventa ottimistico, è un pensiero molto produttivo, è un pensiero che ha attivante. E quindi, arrivato a un certo punto, gli ultimi 10 minuti, quarto d'ora, si va in pranayama, quindi ci si rilassa, ci si distende e quindi si riprende consapevolezza attraverso l'ispirazione e l'espirazione, consapevolezza del proprio corpo. È veramente molto produttivo, molto interessante. Quindi questa disciplina può essere insegnata e diciamo, una volta che si è appresa questa disciplina la si può insegnare facendo parte dei club, facendo un percorso, perché parlavate di qualcosa di simile, quindi voi lo insegnate? Noi non possiamo insegnarlo, possiamo trasmetterlo, perché siamo al primo gradino leader. Benissimo. Quando possiamo insegnarlo e quindi fare in modo che il nostro insegnamento possa certificare gli altri, quando poi si diventa master, si diventa teacher, quindi è leader, teacher e poi master. Madame Kataria è master, ora Richard Romagnoli è master. Per diventare teacher c'è bisogno di un training più intensivo, di 4-5 giorni. Però comunque voi in Calabria siete le prime e sì, penso che avete intenzione di crescere, quindi più persone vi ascoltano, più persone si convincono, anche perché effettivamente io quando ho visto, quando ne abbiamo parlato, ma quando anche ho visto la locandina a Soveria Mannelli, che comunque state facendo un percorso itinerante, se così si può chiamare, sono rimasto stupito, perché è bello sapere che si può risolvere magari un problema di stress cambiando stile di vita. Giusto? Sì, assolutamente, siamo completamente d'accordo, anche perché non sempre siamo pronti a ridere. Quando io personalmente sono andata a Bellaria il 22 febbraio, siamo andati con Angelina, ma io non ero pronta, cioè io non ero pronta a ridere. Perché? Perché poi ti porti dietro un bagaglio che non è facile lasciare. Eppure ti assicuro che sono stati 2 giorni in cui non avevi altra possibilità, eri trascinato assolutamente da questa energia, anche perché poi circola un'energia, perché noi siamo fatti di questo, siamo fatti di energia, ecco, circola energia buona. E quindi non che tu debba dimenticare ciò che hai, ma che tu possa portare la tua esperienza di vita in maniera diversa, alleggerendoli i pensieri e potendoli affrontare in modo più semplice, anche perché poi il pensiero è un concetto, no? La condizione è il problema è come decidi di affrontarlo. Noi vogliamo essere operatori della cura, però in termini molto motivanti, molto ottimistici. Noi ce la possiamo fare perché, come dire, tutti siamo in ipotesi nelle condizioni di
nella vita prima o poi voler mollare. Sì. E invece, tirando fuori le risorse che ognuno di noi ha in sé, tutti abbiamo le risorse per potercela fare, dobbiamo solo prenderne consapevolezza e tirarle fuori. Lo yoga della risata è una possibilità, è uno strumento per prendere le tue risorse, tirarle fuori e farle tue e poi metterle a disposizione di te stesso e poi gli altri vengono contaminati. Perfetto. Quali sono i prossimi appuntamenti, se ce ne sono, da qui a breve o comunque nel medio periodo, dello yoga della risata? Il vostro. In genere, diciamo, noi facciamo il calendario a fine mese per il mese, mese successivo. Sì. Adesso ne faremo una a Nutimeli, che è un centro benessere che è qui vicino a noi, a Sera Stretta, fondato da un tutor di NAP. Saremo nelle scuole perché abbiamo fatto gli insegnanti, adesso faremo con i bambini. Andremo nelle palestre, abbiamo un paio di contatti, quindi probabilmente ci sposteremo anche lì. Bene. Su richiesta. Cioè, noi, per esempio, cioè, se un gruppo è interessato a farlo a pentedattilo, noi sì, cioè, vi muovete, portate anche lì la vostra risata. No, è una cosa bellissima, Sono sicuro di vedere, che vedrò le vostre locandine in giro per la Calabria, questo ne sono più che sicuro. E anzi, sarà proprio interessante, questo me lo metto come impegno, di venire a riprendere, se è possibile, una lezione, non so, chiamiamola così, perché è proprio una lezione di yoga della risata. E adesso, siccome mancano veramente pochissimi minuti al termine della trasmissione, volevo chiedervi, c'è la possibilità, in maniera molto breve, di fare un esempio di yoga della risata in due o tre minuti, qualcosa che comunque può spingere chi vi guarda a dire voglio farlo, voglio andare, proviamoci. Allora, sì. Allora possiamo farvi vedere uno modo per attivare la risata. Un modo, diciamo che c'è un mantra che è ho ho ha ha. Questa parte ci dà la possibilità, proprio questo mantra, ho ho ha ha, ci fa scendere la respirazione, quindi ci attiva la respirazione diaframmatica e quindi ci si muove al ritmo di ho ho ha ha, ho ho ha ha, ho ho ha ha. Dopodiché, per esempio, un modo per indurre la risata è il milkshake. In India si utilizzano delle bevande molto molto calde, allora utilizzano i due bicchierini, se lo passano in questa maniera, sì. E poi bevono. Quindi è ho ho ha ha ha, ho ho ha ha ha, ho ho ha ha ha, ho ho ha ha ha. E poi ridi come lo scemo. Io immagino se lo fanno tante persone insieme. Ecco, cioè, è questo. Deve essere contagioso. È contagioso. E poi comunque immagino anche un'altra cosa, immagino, come dicevi tu, sulla spiaggia le persone che vi osservano, parlo magari in gruppo, non dico in un mercato, comunque in un punto pubblico, deve attirare molto l'attenzione, cioè dovreste farlo magari, non dico davanti a un comune o davanti a, chiamare i giornalisti e vedere che effetto fa. Anche sarebbe invece delle solite contestazioni, uno si mette a ridere dei problemi, ridere di tutto e provare a cambiare le cose con una risata. Sì, noi ci auguriamo di avere questa possibilità di farlo quest'estate sia in Sila. Ci auguriamo di poterlo fare perché abbiamo preso subito i contatti perché riteniamo che quello sia un posto ideale, veramente in mezzo alla natura, in mezzo al verde, di sperimentare questa cosa e poi al mare, sulle spiagge. Noi abbiamo
una grande idea, e soprattutto noi pensiamo che, che siamo casualmente le prime, ma mica dobbiamo essere gli unici. Cioè, come dire, poi anzi, questo, speriamo di no. Questo darà la possibilità di diffondere ancora più in fretta il messaggio, in maniera tale che scenda, che evolva, anche perché la, insomma, il mondo, ma noi nel nostro piccolo, la Calabria, ha molto bisogno di ridere, sì. E quindi di essere dinamica, attiva, perché chi ride non può star fermo, cioè non si può ridere stando fermi, quindi, come dire, ridere mette in moto un meccanismo praticamente, sì. Cioè ti fa vedere le cose in maniera diversa, sì. Cioè, finalmente capisci che non te la devi prendere magari per un problema, ma sì. Puoi comunque scrollarti di dosso il problema e andare avanti, riuscire, sì. A vedere il bicchiere mezzo pieno, lo shake del bicchiere. Cioè, sì. Tu pensa che fra le tecniche c'è quella delle tasche vuote, cioè prendi le due tasche, le rigiri, te li metti in mano e fai oh, 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 ah. Cioè non c'è una lira, oh, oh, ah. Ti prometto di partecipare, oltre che a riprendere, di partecipare a una lezione di yoga della risata, se non altro perché sono sicuro che mi farò una risata, ma non penserò magari ai problemi futili della giornata e magari vedrò le cose veramente in maniera diversa. Assolutamente. Allora, io vi ringrazio, ripeto, Angelina Pettinato, che è psicologa e presidente di Prometheus, e ringrazio Graziella Mazza, sempre psicologa e vicepresidente di Prometheus. Io voglio ricordare nuovamente il sito internet, che è www.prometheus.it, e poi una delle due pagine Facebook che abbiamo detto è una centro.prometheus, almeno io sono riuscito a trovare questa su Facebook. Come? Senza punto. Allora, quindi Centro Prometheus, e l'altra invece qual è? Associazione Prometheus. Perfetto. Poi, se ripetiamo i numeri di telefono, perché comunque io non me li ricordo, non li ho segnati, giusto per avere un'idea. È 389 48 17 204. Perfetto, la sede, come dicevamo, si trova a Carlopoli, sì. Provincia di Catanzaro, e comunque basta digitare, ripeto, su Google Yoga della Risata Calabria, vi troveranno sicuramente, questo ne sono certo. E poi se ci sono delle altre informazioni lo documenteremo noi come Liberi TV, ma di certo vedremo le locandine in tutta la Calabria. Voi siete le pioniere, voi avete detto che volete crescere, quindi sono sicuro che crescerete. Questa risata diventerà fragorosa. Ne sono grazie, sicuro. Grazie tante, grazie, è stato per noi un piacere e un onore. Grazie. Il piacere veramente è stato tutto nostro. Io vi ringrazio davvero tanto. A questo punto cedo la linea a Donato Volpicella per il proseguimento delle trasmissioni e ci vediamo presto su Liberi TV e in giro con una bellissima risata. Ciao, ciao, arrivederci. Ciao.